voi. Allora, soddisfatto di queste prime risposte, perlomeno del sottosegretario? Sì, sono molto soddisfatto perché era quello che cercavamo, quindi un dialogo con il governo, l'apertura di un tavolo in cui approfondire questi temi, il tema dell'autonomia, di una diversa gestione della finanza e delle tasse locali è sicuramente un tema molto attuale e ci piace il fatto che i segnali di apertura che sono arrivati dall'incontro di oggi. E che cosa c'è sul tavolo di urgente? Beh, di urgente si parla sicuramente del superamento del patto di stabilità, del fatto che le imposte municipali legate agli immobili possano avere un regime diverso, quindi non siano aggiuntive ma siano sostitutive di altre imposte, l'assunzione dei comuni di integrale della responsabilità e della gestione di queste risorse, la regionalizzazione del fondo di solidarietà, di perequazione, quindi i temi sono assolutamente tanti. Possono involgere anche un ambito più largo, cioè quello della separazione tra imposte locali e imposte dello Stato. Mi pare che quello che abbiamo sentito oggi sia un bel inizio, cioè un bel prologo per affrontare in modo molto serio questa questione. I tempi sembrano un po' lunghi, Manino. Ma i tempi io penso che come lievito, meglio farlo lievitare bene e avere un buon prodotto. Penso che a breve verrà convocato questo tavolo e speriamo di arrivare a una soluzione in tempi rapidi. Sindaco, sulla situazione profughi a Sant'Angelo, cosa risponde a queste raccolte firme della Lega di Forza Nuova? Allora, diciamo, ho avuto modo anche di scriverlo su Facebook che le raccolte firme contro qualcosa mi sembrano veramente molto strane, soprattutto perché in netto contrasto con la bellissima risposta che c'è stata nel quartiere, che si è avviata una raccolta di indumenti, una raccolta di cibo spontanea, di solidarietà. E sicuramente è una situazione di emergenza, il Ministero ci ha chiesto di accogliere queste persone, noi le abbiamo raccolte e è un segno di solidarietà, fa parte di un dovere di umanità che penso che come istituzioni non possiamo ignorare. Ecco, poi è un'occasione per approfondire il tema, sicuramente il tema dell'immigrazione, dei profughi è un tema che è transnazionale, deve essere affrontato in modo molto serio con l'Europa e penso che sicuramente il nostro governo se ne farà carico. Grazie. Ciao.